Bagalati, porta d'accesso all'interno della sala ristorante. Troviamo il nostro gradito ospite Giacomo Battaglia, questa sera presente qui a Bagalati. Sì, sono arrivato a Bagalati sia per gustare dei prodotti buonissimi, mangeremo le frittole stasera, e anche perché sta continuando questo tour organizzato dal Parco Nazionale dell'Aspromonte, che prevede anche questi appuntamenti, oltre ai due spettacoli che abbiamo fatto nelle chiese Palizzi e Reggio Calabria, dal titolo C'era due volte nel panire del parco, una lettura scenica di favole e fiabe antiche accompagnate dalle musiche di Sandro Scialpi e la regia di Francesca Grenci, con tre musicisti, appunto Sandro Scialpi, Carmelo Coglitore e la voce di Enzo Bruzzese. Questa sera qui per parlare ancora di parco, per parlare dei nostri prodotti e per far assaggiare qualche favola tratta appunto da questo spettacolo, questo connubio tra Battaglia e Miseferi e il Parco Nazionale dell'Aspromonte, per cui siamo felicissimi di questo, come lo possiamo chiamare, matrimonio calabrese, per cui i cibi, la cultura, l'arte, il territorio, la parte più bella di questa nostra terra e del nostro Aspromonte. Quindi avremo modo questa sera di, oltre a tutto il resto, no? Frittolare, oltre a frittolare, anche ad ascoltare. Queste due o tre favole, ci sarà anche qualcosa che ha a che fare proprio con i prodotti tipici dei paesi del parco. Ecco perché c'era due volte, due perché c'è l'altro Miseferi, nel panile del parco. L'altro Miseferi arriverà. Domani, perché è rimasto a Roma per delle cose di famiglia doverose, no? Nel periodo natalizio, ma arriverà domani. Ecco. Solo comunque noi saremo qui e seguiremo tutta la serata. Adesso ho un augurio di buon anno. Quest'anno 2014 che va via, il 2015 che arriva. Un augurio da Giacomo Battaglia. L'augurio che io faccio a tutti i calabresi è quello di capire finalmente che bisogna collaborare, bisogna stare uniti e non avere invidia tra di noi e non fare assolutamente come la vecchia storiella dei due pastori, che incontrando Gesù, uno chiese a Gesù 100 pecore immediatamente furono date da Gesù a un pastore, l'altro pastore guardava e Gesù gli disse: tu cosa vuoi, che gli muoiano le 100 pecore? Ecco, questo deve finire. Io auguro ai calabresi che finalmente riescano a collaborare tra di loro per poter fare grandissimi progetti ed evitare che le altre regioni ci superino, perché abbiamo tanto da dare, abbiamo una grande cultura e ancora ci siamo espressi, devo dire, forse al 10%, per cui dobbiamo esportare le nostre grandi forze e farli conoscere, ecco, non solo ai calabresi, ma farli conoscere forse all'intera Europa, perché sono delle cose che veramente possono essere portate anche al di fuori dell'Italia. Comunque grazie per aver accettato il nostro invito al nostro microfono. Adesso è tempo di frittole e di favole, quindi siamo pronti per partire. Fritto favoliamo. grazie Giacomo. Grazie a voi. C'è Battaglia che lascia la parola a Battaglia, un po' strano, non è che capita tutti i giorni. È chiaro che qualcuno si domanderà: cosa c'entrano Battaglia e Miseferi col Parco Nazionale d'Aspromonte? L'anno scorso abbiamo presentato un progetto e il presidente Bombino ha subito, come si suol dire, sposato la causa, cioè di uno spettacolo da fare all'interno delle chiese, sia nel periodo natalizio che nel periodo pasquale, perché abbiamo pensato che andiamo un po' troppo di fretta, anche le feste natalizie le facciamo di fretta, per cui perché non raccogliere le vecchie favole, le vecchie fiabe che ci raccontavano i nostri nonni magari davanti al caminetto o davanti a quello che veniva chiamato, no, il vecchio braciere. Ed è nato questo spettacolo che ha per titolo C'era due volte da quest'anno nel paniere del parco. Perché nel paniere del parco? Perché abbiamo farcito, come si suol dire, le vecchie favole con i prodotti tipici dei paesi che fanno parte dell'area del parco dell'Aspromonte. Lo spettacolo lo facciamo nelle chiese anche perché c'è una lettura sul Vangelo a Natale della Natività e a Pasqua della Resurrezione. Ogni favola è preceduta da una canzone scritta a tema dal maestro Sandro Scialpi, che è con noi questa sera. Fategli un applauso, si fa, se no dici che sono venuto a fare, manco l'applauso mi prendo. E cantate da Enzo Bruzzese, che è qui con noi anche lui. Tutti e tre suonano nello spettacolo, per cui le percussioni, la tastiera, poi c'è Carmelo Coglitore al sassofono, una bravissima ballerina, Samuela Piccolo, che fa dei momenti più recitati che danzati con il suo corpo, e la regia è di Francesca Grenci.
A questo punto, oltre alle due serate che abbiamo fatto, una la dobbiamo fare, anzi domenica, vi invitiamo domenica 28 dicembre alle ore 19 alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Reggio Calabria, l'altra l'abbiamo già fatta il 21 a Palizzi. Abbiamo pensato, ma perché non fare anche dei piccoli incontri dove appunto veramente si gustano i cibi? Per cui col presidente e con tutto il suo staff abbiamo deciso di partire chiaramente da Bagalati. Questo forse è il primo appuntamento. Porto anche i suoi saluti, lui è stato qui fino a poco fa, è dovuto andare via per problemi familiari, e a questo punto voi direte, ma ste favole qualcuna l'ho portata, e vi devo leggere per forza La figlia furba del contadino, perché è la favola che contiene un po' tutti i prodotti del parco. Se ci fosse stato Miseferi che arriva domani avrei detto c'era due volte, ma Miseferi non c'è, per cui leggo. C'era una volta in Aspromonte un povero contadino, non aveva terra, ma soltanto una piccola casetta ed una figlia. Un giorno la figlia disse, sai padre, dovremmo pregare il re e farci dare un pezzettino di terra. E così fecero, ed il re, venendo a sapere della loro povertà, donò loro qualche zolla erbosa. La fanciulla e il padre zapparono per seminarci del frumento e dei fagioli pappaluni. Quando ebbero zappato quasi tutto il campo, trovarono nella terra un mortaio d'oro puro. Senti, disse il padre alla fanciulla, dato che il nostro re è stato così indulgente e ci ha regalato il campo, dobbiamo offrirgli il mortaio. Ma la figlia dubitò e disse, ma babbo, se abbiamo il mortaio e non il pestello, ci toccherà cercarlo, perciò meglio tacere. Ma il contadino non volle ascoltarla, prese il mortaio, lo portò al re e disse che lo aveva trovato nella landa. Il re prese il mortaio ed esclamò, il mortaio è raro e bello, ma villan, dov'è il pestello? Il contadino rispose con imbarazzo, non l'ho trovato. Fu così che il re, per punizione, lo fece gettare in prigione. Le guardie per giorni e giorni lo sentirono gridare, ah, se avessi ascoltato mia figlia, se avessi ascoltato mia figlia. Andarono così dal re e gli dissero che il prigioniero ripeteva sempre la stessa frase. Allora il re, incuriosito, ordinò ai soldati di portare il prigioniero al suo cospetto. E trovatosi davanti il prigioniero, gli domandò, villano, ma perché continui a ripetere, ah, se avessi ascoltato mia figlia, cosa ti avrà mai detto tua figlia? Il contadino timidamente rispose, sire, la mia amata figlia mi aveva suggerito di non offrirvi il mortaio, altrimenti avrei dovuto procurare anche il pestello. E il re, accipicchia, se avete una figlia così saggia, fatela subito venire al palazzo. Ed ella, piegandosi al volere del sovrano, si presentò a corte, dove il re, per valutare la saggezza della fanciulla, la sottopose ad una prova. Dovrai tornare da me né vestita né nuda, né a cavallo né a piedi, né di giorno né di notte, né digiuna né satolla. Se riuscirai a fare tutto ciò, ti sposerò. La ragazza uscì dal palazzo, tornò a casa e dopo aver deciso quale fosse la soluzione, si spogliò e si mise addosso una rete da pesca, così da essere né vestita e né nuda. Si fece prestare un asino, così da essere né a cavallo né a piedi. Si mise in bocca un ramoscello di ulivo per non essere né digiuna né satolla ed aspettò il tramonto per presentarsi al cospetto del re né di giorno e né di notte. Il sovrano rimase esterrefatto della sua astuzia, liberò il padre dalla prigione e, come le aveva promesso, la prese in moglie e le affidò tutto il patrimonio, però ad una sola condizione. Non dovrai mai interferire sulle questioni che riguardano il regno e i suoi sudditi. Trascorsero alcuni anni. Una mattina il re passeggiava al mercato, era affollato di contadini. Ce n'era uno che aveva una cavalla, la quale partorì un puledrino che appena nato corse andando a cacciarsi fra due buoi attaccati ad un carro di proprietà di un altro contadino. Quando i due contadini si incontrarono incominciarono a litigare, ad azzuffarsi, a vociare.
poiché il padrone dei buoi voleva tenersi il puledro, sostenendo che l'avevano fatto i buoi, mentre l'altro ribatteva che l'aveva appena partorito la sua cavalla. Il re vide la lite, si fermò, si informò e sentenziò: il puledro dovrà rimanere dove si trova. Così spettò al padrone dei buoi, al quale tuttavia non apparteneva. L'altro contadino andò via, ma non si perse d'animo. Aveva sentito dire che la regina era tanto clemente, per cui si recò da lei e la pregò di aiutarlo a poter riavere il suo puledro. La regina lo accolse e, dopo aver ascoltato i fatti, gli disse: «E sia, vi aiuterò, a patto che non lo diciate al re mio marito. Domattina presto, quando il re farà la sua solita passeggiata in carrozza, vi metterete in mezzo alla strada, prenderete una gran rete da pesca e farete finta di pescare». Gli disse anche quel che doveva rispondere se il sovrano l'avesse interrogato. E così, il giorno dopo, il contadino era là, che pescava all'asciutto. Quando il re passò lì davanti e lo vide, gli chiese: «Villano, ma cosa stai facendo?» Ed egli rispose: «Pesco!» Ed il re, sbeffeggiandolo, replicò: «Ma come pensi di pescare visto che non c'è acqua?» Il contadino allora rispose: «Beh, se due buoi possono fare un puledro, anch'io posso pescare all'asciutto». A quella risposta il re sussultò arrabbiato e gridò: «Villico, questa non è farina del tuo sacco! Chi ti ha suggerito questa risposta?» Il contadino, impaurito, confessò all'istante: «Sire, è stata la regina». Sua maestà tornò subito a palazzo e, infuriato, disse alla moglie: «Sei stata falsa con me, non ti voglio più per moglie, tornatene alla tua casetta di contadini, da dove sei venuta. Tuttavia ti permetto di portare con te la cosa più cara e più preziosa che hai». Questo fu il suo congedo. Ella disse: «Bene, caro marito, se è ciò che vuoi, lo farò». Allora, prima del congedo, preparò al marito una succulenta cena a base di formaggio della Limina, prosciutto crudo di Canolo, fagioli pappaluni, cacio cavallo di Ciminà, pane di Platì, olive di Gerace. Poi, di nascosto, nel vino di Palizzi versò un potente sonnifero per il brindisi d'addio. Il re ne bevve un bel sorso, mentre lei lo toccò appena. Egli cadde subito in un sonno profondo, e quando la regina vide fu certa che dormisse, chiamò un servo e fece adagiare lo sposo all'interno di una carrozza e lo condusse nella sua casetta. Lo mise in un lettino ed il re continuò a dormire giorno e notte, e quando si svegliò si guardò attorno ed urlò: «Ma mio Dio, dove sono? Presto, chiamate i miei servi!» Ma non ce n'era neanche uno, e chiamò, chiamò e richiamò. Finalmente la moglie gli si avvicinò e disse: «Mio caro signore, mi avete ordinato di portare via dal castello ciò che mi è più caro e più prezioso, sicché ho deciso di prendere voi». Ed il re, emozionato, disse: «Mia cara moglie, ho compreso. Io sono tuo e tu sei mia». E così la condusse nuovamente al castello, dove vivono ancora oggi felici, saggi e contenti. E non poteva mancare una storiella su Giufà. Giufà, attenzione, e le chiacchiere della gente, che noi calabresi siamo pericolosi, siamo chiacchieruni, sì o no? Sì, ammettiamolo. Un giorno Giufà e suo figlio decisero di andare a Bagaladi e si incamminarono con l'asino. Per strada, delle ragazze, vedendo padre e figlio camminare a fianco all'asino senza montarvi sopra, si misero a deriderli. Giufà, toccato sul vivo, fece montare in groppa all'asino suo figlio e commentò: così la gente smette di ridere di noi». Andando avanti per strada, incontrarono un gruppo di uomini che, vedendo il bambino sul somaro e Giufà stanco a piedi, si misero a commentare come non c'era più rispetto: «Un figlio giovane sull'asino e un padre stanco a piedi! Che vergogna!» Giufà, colpito dai commenti, fece scendere suo figlio e montò lui in groppa all'animale, dicendo: «Vediamo se adesso va bene». Continuando a camminare, incontrarono delle donne che subito commentarono: «Che vergogna! Un uomo grande e grosso sull'asino e un bambino affaticato a piedi! Che pace snaturato!»
Allora Giuffà pensò che per non farsi più deridere o criticare dalla gente era meglio salire entrambi in groppa sul somaro. E così fecero. Però accadde che, incontrando due uomini, si sentirono dire: guardatevi, voi tranquilli e riposate, quel povero somaro sta morendo di fatica, vergognatevi, siete senza pietà. Allora Giuffà, stufo delle continue critiche, decise che sarebbero stati padre e figlio a portare sulle spalle il somaro, dicendo: spero che nessuno abbia niente da ridire adesso. Ma giunti al paese, tutta la gente che li vedeva si metteva a ridere a crepapelle e li prendeva in giro. Giuffà, rassegnato, rimise l'asino per terra e insieme al figlio riprese a camminare a fianco dell'animale. Poi, rivolgendosi al figlio, disse: ascolta, qualsiasi cosa tu faccia, ricordati che non troverai mai tutti d'accordo. L'importante è fare sempre quello che ti pare più giusto. Viva le frittole! Ti aspettiamo il 29, domenica, ore 19, alla chiesa del Sacro Cuore. Il 28, chiedo aspetto, Pidugi, che li porta a fare i musicisti? Ormai, do i numeri. Il 28, chiesa del Sacro Cuore, niente, viva le frittole, viva Bagalaghi e viva il Parco dell'Aspromonte, che fa vedere le cose belle di questa terra, che è la cosa più importante. Le altre cose non ci interessano più. Auguri a tutti.